Non ci basiamo su di un concetto frutto di un master plan che ha quale fulcro lo sviluppo della città, come forse è stato fatto 150 anni fa. In questo caso si tratta piuttosto di un patchwork formato da diversi quartieri, da nuclei quali Dübendorf e da quartieri creatisi negli anni 70, 80 e 90. Questo sviluppo e gli accadimenti dei prossimi 20-30 anni inseriranno nuovi elementi edilizi che formeranno una sorta di città del XXI secolo, non una città tipo Zurigo-Berna, ma piuttosto una parte di città ai margini della metropoli. Chi viene cacciato da Zurigo trova qui fuori una residenza, vive come un cittadino ma in campagna, addiziona gli svantaggi della campagna con quelli della città, lungo tragitto per raggiungere il posto di lavoro, appartamenti stretti, nessun giardino. L'auspicio è quello di creare dei quartieri urbani con una buona promiscuità sociale, ben serviti dalla rete ferroviaria celere, con negozi al pian terreno degli edifici e offerte culturali, e non semplicemente quartieri dormitorio o che ospitano unicamente posti di lavoro, come era spesso il caso in passato. Questo modello non ha futuro. Le piace qui? Non particolarmente. Perché no? A causa del rumore dell'aeroporto e poi si è totalmente isolati. Se si abita qui bisogna per forza avere un'automobile per fare la spesa grossa. Perché qui praticamente non esistono negozi. Qui davanti abbiamo l'Aldi e più in là la Migros. Qui la nostra casa. Meglio di così non potevamo trovare. È una fortuna che possiamo venire qui a pescare, visto che non è necessario avere la patente, è bel tempo e ci divertiamo. Abito qui da 3 anni e mezzo, nell'edificio bianco, nuovo. La città si forma dove viene offerto un trasporto pubblico attrattivo. 5 anni fa qui c'era una semplice stazione di periferia. Oggi invece vedete una parte di metropoli con la stazione di Wallisellen e un'urbanizzazione come in centro città. Tutto è avvenuto in pochi anni. Abbiamo bisogno di impulsi come quelli forniti dalla ferrovia celere della Valle della Glatt per lo sviluppo della città. Non ci troviamo in mezzo ai prati verdi, ci troviamo qui dove ci sono le grandi infrastrutture, l'autostrada che in questo tratto ha il carico maggiore di tutta la Svizzera, con circa 130.000 veicoli al giorno. Questa è la realtà. Ogni giorno qui si formano delle colonne e questa è la situazione di partenza. Non siamo in un piccolo tessuto cittadino. Se lei ora guarda a sinistra, vede il prossimo grande quartiere con un'alta densità, è il cosiddetto Richtia Real. Vede, qui arriva una cosa dopo l'altra. La pianificazione generale prevede che al pian terreno degli edifici sorgano dei negozi come nel Glatzentrum, che si trova qui vicino. È così che si forma una città. So entsteht eigentlich Stadt. Das war mal die teuerste Wiese Europas, hieß das. Questo era il terreno più caro d'Europa. Era stata pianificata una zona industriale, mentre ora vengono edificate diverse abitazioni con un'alta densità. Più tardi sorgeranno anche dei posti di lavoro e questa diventerà una delle più grandi zone urbane ai margini della città di Zurigo. Zurich, Flughafen, Airport. Giungiamo ora ad uno dei più importanti nodi del trasporto pubblico in Svizzera. Non si tratta solo dell'aeroporto, questo è un nodo fondamentale del sistema dei trasporti pubblici, sia per i bus che per i treni, valido per tutta la regione di Zurigo ma anche per l'intera Svizzera. Vogliamo promuovere la diversità. Accanto agli insediamenti troviamo il paesaggio e il paesaggio è un importante complemento alle superfici insediative.
Vogliamo anche spazi naturali, come fasce verdi attraverso il cantone. Poi abbiamo i corsi d'acqua, che devono essere valorizzati quali spina dorsale dello sviluppo. Se vogliamo insediamenti compatti, vogliamo anche dei paesaggi attrattivi, che possano essere tranquillamente fruibili in modi diversi, ma che non devono essere solo da guardare. Ci deve essere anche il paesaggio produttivo, i campi, i pascoli. Das ist Weideland, das ist Ackerland.